Diciamo Marco, stamattina avremmo cercato di fare un ponte, no? tra sport, cronaca, realtà, insomma lo facciamo con chi capisce sia di sport sia cittadino del mondo e tante cose, sì, come lascio a te insomma un po' l'introduzione. È una figura che per tanti anni ha fatto sport, poi lo ha raccontato, ma che non ha disdegnato di interessarsi e raccontare anche i fatti del mondo. Con grande piacere accogliamo di nuovo a questi microfoni, visto che era intervenuto qualche settimana fa nella fascia di Dario Augusto, Stefano Impallomeni. Ciao Stefano. Ciao Marco, ciao Valentina, buongiorno a tutti. Buongiorno a te, buongiorno, grazie a te della disponibilità. Sappiamo che sei impegnato, insomma, hai tanti spostamenti da fare. Però cerchiamo questa mattina, insomma, abbiamo cercato di individuare, stiamo cercando un pochino, no, di parlare con chi tra due mondi, se vogliamo, oltre che da quello di cittadino del mondo come tutti quanti, può in qualche modo fare un piccolo click di quello che sta avvenendo, Stefano, anche perché tu esattamente prima da sportivo, poi da narratore di sport e poi da narratore anche di cronaca, sei un po' un piccolo mix, per cui ti studiamo anche per questo. Uno prende da una parte, no? E dall'altra, almeno con quello che può fare, insomma. Ma comunque la cosa di ieri a me mi ha sconvolto, perché è vero che insomma anche in passato in India, Mumbai, in Pakistan, nei precedenti, insomma la dinamica ricorda quella, pure quella di Mosca, del teatro, adesso non mi ricordo il nome della città. Però la dinamica è questa, siamo di fronte, secondo me, mio modesto parere, a una guerra santa, non dobbiamo confondere, questi sono attacchi, sì è vero, terroristici, la modalità è discutibile, molto discutibile, se non veramente vigliacca, però purtroppo siamo in guerra, e chi fa finta di non vederlo, oppure lo circoscrive a dei fatti così episodici, non andiamo avanti, insomma. Stefano, dicevo una fanno sul serio veramente, questa è la cosa, quindi anche in modo, diciamo, proprio da film del terrore. Ieri è una cosa, cioè se io penso a una famiglia mentre stava lì, oppure a gente che andava là a vedere il concerto di questo gruppo heavy metal americano, tra l'altro credo che californiano, sì, dall'altra parte, 7 punti della città, non sono lupi solitari. No, ho sentito anche il commento del procuratore generale Capaldo, che pensava all'inizio, insomma, un commento così, ieri poi ho seguito tutto da una parte e dall'altra, non lavoravo, però insomma questi non sono lupi solitari, questo è un attacco, questi sono combattenti di una guerra santa, sono terroristi, non ci sono dubbi, ma sono addestrati a fare questo tipo di guerra, che è una guerra, ognuno usa i mezzi che ha e purtroppo bisogna combatterli, non si sa dove è il nemico, perché sono una specie di fantasmi che appaiono, spariscono, attaccano in maniera con kamikaze, bombe, Kalashnikov, quindi è terrore proprio, il panico, la moltiplicazione del senso di insicurezza e di panico che ci prende a tutti, sì, ci deve investire a tutti, cioè non è una frase fatta o retorica, la verità, perché insomma se uno sta a Parigi e prendersi, che ne so, un bicchiere di vino oppure fare a passeggiare qualcosa in un ristorante o passeggia, si ritrova smaciullato senza motivo, non è una cosa inaccettabile. Sì, che poi è proprio il loro obiettivo, no? Seminare terrore. Dicevo in apertura, Stefano, non so se sei d'accordo, se la vedi allo stesso modo, sono passati 10 anni abbondanti, 10 anni e 2 mesi dai fatti dell'11 settembre che sconvolsero prima l'America e poi il mondo, e mi sembra di poter dire o che non è cambiato nulla, o che se è cambiato qualcosa è cambiato in peggio. Mi sembra poter dire che a fare progressi sia stato il terrorismo e non l'antiterrorismo, e questo un pochino mi spaventa, perché 10 anni sono una fetta consistente, no? Per tentare di organizzare una difesa, e invece pare non ci si sia riusciti. No, assolutamente, sono d'accordo, ma poi voglio dire, c'era stato questo, insomma, ancora non sappiamo con certezza se è stato ucciso questo boia, però c'era stata questa cosa, questa operazione straordinaria del NOS, con tanto di conferenza stampa da parte del capo governale, c'era Capaldo, insomma c'erano tutti, 17 arresti tra Italia e Europa, loro hanno risposto, cioè quello che a me mi ha fatto pensare ieri, cioè avevano pianificato questo attentato, cioè non è che uno può pianificare in 7 ore un attentato di questa portata, di questi 7 posti diversi a Parigi, secondo me loro hanno risposto subito, forse l'ordine è scattato, dire va bene, voi avete fatto questo, adesso rispondiamo subito. Altrimenti potevamo aspettarcelo, non so, a dicembre, a gennaio, non lo so, io non so che idea avete voi, però io credo che sia stata una cosa, non è che si organizzano 7 attacchi in una città come Parigi così. No, no, infatti, assolutamente no. La cosa impressionante è proprio questa, e la minaccia
è arrivata, no? Per quanto attiene anche all'Italia, c'è questo giubileo alle porte. Non so quanto sia il caso di spaventarsi o quanto sia il caso invece di collaborare, ma non so in che modo, Stefano. Io questa è una, non lo so, loro giocano con non ci sono regole. E questa è la cosa, c'erano in una guerra, poi è una sorta di terza guerra mondiale, a singhiozzo, in vari posti del mondo, e quindi è ingestibile. Progresso è vero, ci ha migliorati, però c'è anche, non ci ha dato più punti di riferimento, che è una cosa, insomma, che... Sì, poi è ancora più problematico l'attacco, perché colpisce la nazione della libertà, della fratellanza, dell'uguaglianza, no? Quella che rivoluzionò il mondo proprio all'insegna di una libertà che sta però portando anche a queste situazioni, cioè un eccesso di libertà che provoca terrore, che semina terrore e spavento. Il discorso, Marco, è che tutto nasce da questo, che poi piaccia o meno, però insomma da una visione religiosa della vita, e ognuno ha la sua religione. Io posso essere cristiano, ma rispetto chi è musulmano. Ora l'ISIS è un qualcosa di veramente non si può definire, siamo all'ultranzismo, siamo proprio all'estremismo. Però io credo che rispettare la religione sia importante. E se loro ritengono che è qualcosa di importante, che fa parte della loro vita, insomma, loro vivono in maniera militaresca, quasi da monaci, insomma, dalla mattina alla sera, pensando al loro di, cioè, e quindi io non lo so che cosa è successo prima, le scintille, questo io non sono un politologo, non mi sostituisco neanche, insomma, a chi ne sa più di me, però così terra terra dico che il rispetto alla base di tutto, di ogni cosa, anche di una ideologia politica, anche quelle sono sparite, insomma tutto lì. Io non so quali equilibri siano saltati, e non so, e non credo che sia giusto neanche dire che chi è occidentale abbia delle ragioni rispetto a chi non lo sia, insomma. Le culture vanno rispettate, certamente se loro non rispettano la nostra senza motivo è sbagliato. Ma in una guerra poi uno deve andare in profondità, deve analizzare perché poi succedono queste cose. Sì, tutto qui. Probabilmente tutto qualche colpa ce l'ha l'Occidente, poi la reazione è disumana, quindi ovviamente sbagliata. Stefano, ti lasciamo al tuo lavoro, ti ringraziamo per l'intervento. Un abbraccio. Ciao, a te grazie mille. Sì, esatto, torneremo a sorridere magari insieme e parlare di qualcosa di più gradevole di questo, però intanto ringraziamo Stefano Impallomeni.